Migliaia di presenze nel primo fine settimana dedicato al Carnevale Larinese, numeri che hanno confermato il prestigioso riconoscimento conferito dal Ministero per i beni e le attività culturali come Carnevale Storico d'Italia e anche la qualità dell'evento giunto alla 44esima edizione. Pullman arrivati da diverse regioni, comitive, gruppi di turisti e una macchina organizzativa che ha funzionato per accogliere i visitatori. Due giornate intense per ammirare i giganti di cartapesta in movimento lungo le vie del centro frentano e le spettacolari coreografie. Un premio ai maestri e ai gruppi costruttori da mesi impegnati per realizzare opere curate in ogni dettaglio, alte anche 16 metri, allegorie cariche di realismo, i temi della politica, dell'attualità e dell'economia locale e internazionale, l'accoglienza dei migranti vista come motivo di piena integrazione, non come bagaglio umano, il terremoto, la precarietà della vita provvisoria dei paesi del territorio con un elogio ai vigili del fuoco, le potenze mondiali con i loro leader, il rischio di un ritorno al passato, al riarmo e alla guerra atomica, ancora le bugie, le promesse e le risposte della politica tra vecchio e nuovo governo nazionale, i cittadini stremati dalle tasse, spennati fino all'ultimo, la favola di Pinocchio che richiama le condizioni di sfruttamento dei lavoratori, tante allegorie accompagnate da spettacolari movimenti ed effetti speciali. In tanti per la prima volta a Larino hanno apprezzato la manifestazione e preso parte anche le numerose iniziative collaterali programmate dal Comune, dall'Associazione Larinella e da tutte le realtà che hanno condiviso l'evento inserito nell'elenco nazionale dei carnevali più importanti. Numerose le visite all'Anfiteatro Romano in collaborazione con la Soprintendenza e altri monumenti e musei, laboratori, artisti di strada, street food, visite guidate, ospiti e altre attività. La sfilata dei carri allegorici è stata seguita tra gli altri dal circuito social Carnevali d'Italia e sarà riproposta a Larino anche sabato 9 e domenica 10 marzo.